Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Ci occupiamo questa sera, almeno nella prima parte, di un gruppo di studenti che ha ricevuto degli importanti riconoscimenti, quindi assolutamente parliamo di buone notizie per l'Ateneo di Perugia. Li presento dalla mia sinistra Sara Antonielli, poi Salvatore Buonocore ed Aurora Centovalli. Questo è il gruppo di studenti che per l'Ateneo di Perugia, in particolare voi, se dico correttamente, siete tutti studenti del corso di laurea magistrale in sviluppo rurale sostenibile, è corretto, no? Avete partecipato ad una recente importante competizione, peraltro studentesca, si chiama Ecotrofele, si è svolta a Parma e avete vinto. Quindi, insomma, questa è già la prima importante, direi importantissima notizia. Cominciamo con Sara. Allora, la vostra squadra si chiamava? ABCIS. ABCIS, esatto. L'acronimo dei nostri tre cognomi. Antonio. I vostri, esatto, tre cognomi e peraltro insomma evoca CIS che sì. Insomma, essendo una competizione del Federalimentare naturalmente sì. Ben ci stava. Ecotrofelia, che cos'è? Ecotrofelia è un torneo di marketing che viene istituito da Federalimentare a livello nazionale, che viene appunto istituito proprio per permettere la partecipazione di gruppi di studenti e quindi per diciamo, migliorare, cioè in qualche maniera motivare gli studenti a fare qualcosa, a produrre un prodotto innovativo che potrebbe essere potenzialmente piazzato sul mercato. Quindi diciamo, vi hanno invitato a elaborare un progetto relativo sì. A un prodotto da poi ipoteticamente anche proporre al mercato realmente, sì. Quindi che possa avere una ricaduta concreta, no? Sì. Nel vostro caso il prodotto si chiama Natural Top, è sì. Così? Ed è un condimento. È un condimento, sì. Quindi cominciamo a descriverlo, poi lo facciamo anche con i colleghi, naturalmente. Sì, è un condimento che ha come caratteristica innovativa quello di essere prodotto con scotta di latte fermentata. Quindi attraverso questo prodotto abbiamo un buon impatto sull'ambiente perché riusciamo a recuperare un sottoprodotto che altrimenti verrebbe buttato oppure utilizzato come cibo per gli animali, ma un cibo diciamo di bassa qualità. Quindi ci torni a descrivere qual è il principale ingrediente. Nel frattempo noi iniziamo a vederlo, Natural Top, sì. Ed è una glassa, una no? Glassa, a vederla glassa così sembra una glassa. Sì, è un condimento diciamo cremoso, semiliquido. Composto per più di metà da scotta di latte, che è il residuo di lavorazione della ricotta, quindi il siero viene lavorato. Quindi è proprio uno scarto, sì, è un residuo di lavorazione. Sì, il siero viene ovviamente viene lavorato per fare la ricotta e quello che resta è scotta, che viene appunto fermentata e lavorata e serve a produrre, è l'ingrediente principale del nostro condimento, che comunque è composto anche da altri ingredienti come miele, peperoncino e così via. Quindi è un prodotto che fino adesso non è mai stato utilizzato, se non di solito buttato, però evidentemente commestibile, altrimenti non ne staremmo a parlare, no? Sì, no, evidentemente certo. Pienamente ottime commestibile, qualità. Ma fino ad ora scartato. A chi è venuta l'idea? All'interno del gruppo. Del gruppo, in particolare ad un nostro collega che ha a che fare spesso con l'industria lattiero-casearia, quindi anche per tradizione conosce i processi e quindi ci ha proposto quest'idea in una fase preliminare e quindi noi l'abbiamo accolta e abbiamo iniziato i lavori e poi proseguiti. Volevo giusto fare una precisazione che secondo me è rilevante. La scotta è un sottoprodotto e non uno scarto. Ecco, questo perché è importante secondo lei? Mi spieghi l'importanza che magari noi profani non cogliamo di questa differenza? Sì, in quanto sottoprodotto conserva un valore intrinseco molto grande che non è conosciuto. Ah, ecco, semplicemente non è conosciuto e non è sfruttato. Non è conosciuto anche perché l'industria lattiero-casearia non prevede attualmente una linea di utilizzo di questa scotta. In quanto scarto potrebbe essere facilmente assimilato a qualcosa di sgradevole o dannoso in qualche certo, modo, ha ragione. O qualcosa di alterato. Invece contiene delle grandi potenzialità. Ecco, quindi è un sottoprodotto finora non sfruttato dall'industria casearia o comunque alimentare. Oltre alla scotta, questo principale ingrediente, quali sono gli altri ingredienti di questo condimento? Sì, sono il miele e il peperoncino, i principali. Quindi l'ha accennato la collega, ora tra un istante ecco qua, vediamo una slide che gentilmente ci avete fornito che ci dice che il miele è dolce e aromatico, il peperoncino è piccante e deciso, la scotta è fresca e leggera, insieme danno questa glassa che evidentemente ha avuto un grosso successo.
Immagino anche chi l'ha provata, perché suppongo che l'Idea Cotroferia l'avranno assaggiata, no? Prima sì, di decidere che avevate vinto. Proprio, ah, è proprio finita. Cioè, ne avete portato un certo stock che sì, è finito. Quindi evidentemente era ed è molto sì, buona, insomma. Sì, sì. È piaciuta perlomeno. Il primo premio, immagino la grande soddisfazione da parte vostra, comunque è un torneo studentesco di carattere nazionale, quindi ve la vedevate insomma con i colleghi pari grado di tanti atenei italiani, no? Sapete quanti erano gli atenei a partecipare ad Eco Trofelia? In questa edizione erano 4 inizialmente. 4. Poi c'è stata una prima selezione e in finale siamo arrivati in 2. In 2 e poi avete prevalso voi. Aurora Centovalli, gli aspetti tecnologici ed anche eventualmente quelli, diciamo, commerciali e di ricaduta pratica, di marketing di questo prodotto, quali potrebbero essere? Allora, innanzitutto bisogna dire che l'utilizzo principale di questo condimento si adatta bene per molti tipi di piatti e per molti tipi di portate. Per molto esempio, versatile. Aiutateci a capire, perché esatto, naturalmente non avendolo provato dobbiamo capire, diciamo, anche che noi le vostre parole. Abbiamo provato di prima persona anche facendo tentativi, cioè, per esempio anche su un primo piatto, antipasti oppure anche insalate. Anche sulla carne comunque, come un petto di pollo potrebbe starci proprio benissimo. Perché, diciamo, il sapore a che cosa lo possiamo dire simile, per aiutarci a capire, secondo lei? È un sapore lei, che proprio è un connubio fra il piccante e il peperoncino, e la scotta che comunque ha un sapore acidulo e il miele che comunque con la sua comunque, diciamo, aromaticità e anche con la sua dolcezza diciamo smorza bene questi sapori così decisi. Sì. Tanto si vediamo le applicazioni pratiche, insomma, vedo che avete preparato formaggio, diverse possibilità per farla provare, giustamente, no? E da quello che avete detto è finita, quindi evidentemente è anche molto buona. Proprio a livello anche di, diciamo, produzione e comunque anche vendita, possiamo dire che il nostro prodotto si adatta bene anche per la realtà italiana, proprio che è composta da soprattutto microcaseifici e anche piccole e medie imprese. Senti, i costi di produzione che voi ipotizzate sono importanti oppure in realtà potrebbero essere accessibili a tanti imprenditori interessati al prodotto? È questo il vantaggio proprio del nostro prodotto, che il nostro diciamo business plan non ipotizzato rende accessibile l'investimento costo, insomma, sì, ecco, perché i costi di produzione evidentemente non sono alti e quindi sono molto avvicinabili bassi, diciamo, sì, da molti imprenditori del settore, insomma, eventualmente interessati. In realtà Eco Trofelia è stato il più recente vostro successo, perché insomma io leggo Parma 7 maggio, quindi davvero pochi giorni fa, insomma, è arrivato questo riconoscimento. Però in realtà avete partecipato anche ad altre iniziative, diciamo, in qualche maniera che mettevano a confronto i vostri progetti con quelli di altri. Abbiamo partecipato a un progetto pilota del Ministero delle Politiche Agricole, che era chiamato Rural for Youth, e avevamo partecipato con un cortometraggio di 10 minuti a proposito degli alpaca. Era, diciamo, un cortometraggio che descriveva le buone pratiche agricole. Ecco, è questo che vediamo, no? Suppongo. Esatto, poi con lo stesso video abbiamo partecipato anche all'Umbra Film Festival. Infatti, vedo. Sì, questo era il setting. Che, diciamo, cosa voleva dire questo? Cosa esprimeva questo cortometraggio? Il cortometraggio esprimeva praticamente la possibilità di applicare nuove pratiche, come appunto l'allevamento degli alpaca, anche alla realtà umbra con un basso impatto ambientale. In effetti, insomma, visti così sembrano lontani, no? dagli animali che noi siamo abituati a vedere in Umbria, però evidentemente, insomma, vi siete riusciti a dimostrare, sì, che potrebbe non essere così. Cioè, comunque abbiamo fatto, diciamo, un report di un'azienda vera e propria, quindi comunque la realtà aziendale è funzionante e pertanto, quindi, insomma, si può avere dei vantaggi, potrebbe essere anche questa una bella sperimentazione, sì, no? Mi pare sono già in corso le sperimentazioni. Quindi siete un gruppo collaudato, direi, a questo punto, no? A tutti gli effetti, un trio collaudato. Siete studenti della laurea magistrale in sviluppo rurale sostenibile, diciamo, siete nel biennio finale di quello che è il percorso di studi di uno studente universitario in Italia. Prospettive per il futuro, comincio con lei. A me piacerebbe rimanere nel mondo della ricerca, se fosse possibile, anche se magari, insomma, con tutte le difficoltà che... Certo, il periodo è difficile, però, insomma, le piacerebbe la ricerca scientifica, naturalmente, molto, negli ambiti
evidentemente di suo interesse. Per lei? Io sto valutando un po' di opzioni, come penso. Siete vicini alla laurea? Ne ho laureata da pochissimi giorni. Ah, lei è già laureata, quindi congratulazioni. Io vi pensavo ancora studenti, invece lei è già laureata. Del concorso eravamo studenti tutti e tre, però adesso sono laureata. Nel frattempo, insomma, sì. Lei ha fatto in tempo anche a laurearsi, quindi naturalmente congratulazioni e anche per queste prospettive nell'ambito della ricerca scientifica. Lei diceva, invece anche lei prossimo alla laurea? Prossimo, arrivo in corsa. Sto valutando diverse opzioni, non mi dispiacerebbe rimanere nell'ambito del marketing agroalimentare. Marketing agroalimentare, per lei? Laurea vicina, lontana, vicina? E anche io come Sara, anche io sono... Anche lei si è già laureata, sì, quindi sì. Avete fatto in tempo entrambe, sì. In realtà, quindi sì. Congratulazioni, molte congratulazioni anche a lei naturalmente. Prospettive di un futuro che già è prossimo, perché dopo la laurea già si apre, no? Il futuro di uno studente universitario, anzi laureato, ex studente. Quali sono anche le prospettive? Anche io sto valutando alcune opzioni, io ho alcuni campi in particolare a cui sono interessata, per esempio agricoltura sociale e... diciamo anche utilizzo dell'allevamento e come terapia comunque per questo tipo di attività. E poi anche un settore particolare. Sì, e poi anche il campo di energie rinnovabili. Poi anche il campo di marketing agroalimentare è stata, diciamo, una scoperta. Quindi, magari una scoperta dinamica, interessante. Sì, quindi anche questa comunque mi interessa. Ecco, quindi lei, giustamente, siete, mi pare di capire, a pochi giorni dalla laurea, sì. Quindi state valutando, come sì. Normale che sia, il ventaglio delle possibilità che speriamo questa nostra società, anche economica, possa offrire, insomma, dei laureati brillanti. E prima di salutarvi vorrei ricordare che il vostro gruppo, mi sembra giusto farlo, è coordinato dal professor Andrea Marchini ed anche che voi avrete una seconda fase, quella europea, di Ecotrofelia alla fine di ottobre a Parigi e quindi che insomma in realtà vi aspetta molto presto un'altra competizione, insomma, di quelle suppongo insomma, molto aspre, perché lì davvero c'è da vedersela con gli altri ragazzi provenienti da altri paesi dell'Europa. Cogliamo l'occasione, in bocca al lupo anche naturalmente per quella fase. Grazie ancora a tutti e tre e noi procediamo con la trasmissione, con l'agenda dell'Ateneo, la nostra rubrica fissa sugli appuntamenti della settimana per l'Ateneo di Perugia, per i bandi di concorso. A seguire parleremo di un altro gruppo di ricerca, in questo caso in ambito sanitario e farmacologico. Il colloquio scientifico sull'impresa sociale è un convegno annuale che si svolgerà a Perugia il venerdì 23 e sabato 24 maggio nell'aula 1 del Dipartimento di Economia. Giunto alla sua 8ª edizione, organizzato da Iris Network in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Ateneo, nasce dall'esigenza di promuovere percorsi di studio e di riflessione in grado di cogliere gli elementi di innovazione che caratterizzano l'attuale fase di sviluppo dell'impresa sociale in Italia. I lavori venerdì 23 maggio saranno aperti alle ore 10 dai saluti istituzionali di Franco Morriconi, rettore dell'Ateneo, Mauro Pagliacci, direttore del Dipartimento di Economia e Carla Casciari, assessore alle politiche e programmi sociali della Regione dell'Umbria. Seguirà l'introduzione di Carlo Borzaga, presidente Iris Network, alle 11 l'inizio delle sessioni del convegno. L'Aula 8 del Rettorato ospita i seminari tematici del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Venerdì 23 maggio alle ore 15 il dottor Marco Menichelli, titolare della parafarmacia Le Fontane a Terni, affronterà il tema La riscoperta dei talenti del farmacista. La mostra fotografica Ex Oriente, scavi e ricerche dell'Ateneo nel vicino e Medio Oriente, Giordana, Kuwait e Iraq, presentata a Palazzo Murena martedì 6 maggio, potrà essere ammirata dalla 24 maggio al 2 giugno al Centro Galeazzo Alessi in via Mazzini nel centro storico di Perugia. L'esposizione, già proposta dal Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Ateneo nella sede del Rettorato ad un pubblico di studenti, docenti e ricercatori, approda ora nel cuore del capoluogo umbro grazie alla disponibilità della Camera di Commercio di Perugia. L'apertura della mostra sarà preceduta venerdì 23 maggio da una conferenza di presentazione alle ore 17, alla quale parteciperanno il professor Franco Morriconi, magnifico rettore dell'Ateneo, l'ingegnere Giorgio Vencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia, e i professori Gianluca Grassigli e Andrea Polcaro, che hanno diretto i lavori di scavo e di ricerca oggetto dell'esposizione. La mostra sarà poi visitabile ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.
Venerdì 23 maggio a Perugia, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, convegno sul tema tumori e angiogenesi dal laboratorio alla clinica. Scopo dell'incontro è quello di diffondere la conoscenza del ruolo dell'angiogenesi nella crescita neoplastica e le implicazioni relative all'impiego di farmaci antiangiogenetici nel trattamento di determinate forme tumorali. L'incontro è rivolto non solo a specialisti, ma anche a medici in formazione nella disciplina dell'oncologia medica e della radioterapia oncologica. L'apertura dei lavori, dopo la registrazione dei partecipanti, sarà alle ore 11 con i saluti e la presentazione dell'incontro da parte dei professori Cinzia Aristei e Carlo Basurto. La Spring School internazionale Multiple Criteria Decision Making Key for Sustainability si terrà dal 26 al 31 maggio al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Ateneo, presso il Complesso Monumentale di San Pietro. Vi parteciperanno studenti di dottorato, ricercatori ed assegnisti di ricerca provenienti da tutto il mondo. La scuola, organizzata dal gruppo di ricerca Laboratorio Ambiente del DSA3, è supportata e patrocinata da ARPA Umbria, CESET, Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale, e dall'AMASES, Association of Mathematics Applied to Economic and Social Science. È realizzata nell'ambito delle attività dell'Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, gruppo europeo che si occupa dello sviluppo dell'analisi multicriteri. Martedì 27 maggio nell'aula E via Pascoli, ex Dipartimento di Fisica, sono in programma due seminari. Alle ore 15 la dottoressa Valentina Forini dell'Università Humboldt di Berlino affronterà il tema Unitarity Methods for Scattering in Two Dimensions. Alle ore 17 il dottor Eric Tonni, SIS, tratterà la questione Aspects of Entanglement. Il governo di Internet, seminario di chiusura del corso di diritto internazionale della formazione e della comunicazione, con la partecipazione del dottor Davide De Grazia, Università di Firenze, avrà luogo mercoledì 28 maggio alle ore 10 nell'aula 101 del Dipartimento di Scienze Politiche a Perugia. E l'aula 2 del Dipartimento di Scienze Politiche ospiterà sempre mercoledì 28 maggio alle ore 14 Oltre le sbarre, dialogo tra studenti detenuti delle carcere Manna Gialla di Viterbo. L'iniziativa si svolge in occasione del termine CEDU sul sovraffollamento delle carceri italiane, con gli studenti che raccontano il diritto e il suo rovescio. La decisione congiunta dell'ONU e dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, OPAC, di distruggere l'arsenale chimico siriano con una procedura straordinaria sta suscitando un crescente interesse da parte dell'opinione pubblica, che si pone numerosi interrogativi al riguardo. Il Ministero degli Affari Esteri ha quindi deciso di promuovere una serie di incontri e dibattiti nelle università con l'obiettivo di far conoscere gli argomenti generali e gli ultimi sviluppi relativi alla tematica del disarmo chimico. Il prossimo incontro si terrà il 28 maggio presso l'Ateneo di Perugia. Alle ore 15 sono previsti saluti e la presentazione dell'iniziativa da parte del rettore Franco Moriconi ed Emanuele Farrugia, consigliere d'ambasciata della Direzione Generale Affari Politici del Ministero Affari Esteri. Seguiranno gli interventi di Marina Mancini, Università di Reggio Calabria, sulla Convenzione sulle armi chimiche, limiti d'uso e obbligo di istruzione, Carlo Cesare Bonini, autorità nazionale del Ministero Affari Esteri per l'attuazione della Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche su classificazione, uso e distruzione delle armi chimiche, e Lorenzo Figata Lamanca, redattore inviato ANSA, testimonianza e illustrazione del processo di distruzione delle sostanze chimiche pericolose su nave nel Mar Mediterraneo. Mercoledì 28 maggio alle ore 16 nell'aula 1 del Dipartimento di Scienze Politiche avrà luogo l'incontro Pensare e realizzare le politiche sociali, nel corso del quale verrà presentato il volume Introduzione alla programmazione sociale, come, cosa, perché, di Ugo Carlone. Interverranno l'iniziativa, che si svolge nell'ambito dei mercoledì di Scienze Politiche, insieme all'autore, fra gli altri Fiorella Giacalone dell'Ateneo di Perugia e Carla Trampini del Comune di Perugia. L'Uovo di Colombo è il titolo della trasmissione radiofonica a cadenza settimanale dedicata alla ricerca scientifica dell'Ateneo di Perugia, in onda sull'emittente Umbria Radio. La puntata di giovedì 29 maggio alle ore 19:05 vedrà la presenza di Marco Mazzoni, ricercatore di sociologia della comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche. La trasmissione è condotta da Francesco Locatelli e Laura Marozzi.
La Sala delle Adunanze di Palazzo Manzoni in Piazza Morlacchio ospita il 29 e 30 maggio il convegno Rappresentare la storia, letteratura e attualità nella Francia e nell'Europa del XVI secolo. Si propone di esaminare in una prospettiva comparatistica come l'attualità venga rappresentata nella letteratura del XVI secolo in Francia e in Europa. Confimi Impresa Umbria, associazione piccole e medie imprese dell'Umbria, mette a concorso un premio di laurea annuale intitolato al professor Massimo Paoli, già docente ordinario di economia e gestione delle imprese ed economia e management dell'innovazione presso la facoltà di economia dell'Ateneo di Perugia. Da assegnare una tesi di laurea o di dottorato avente ad oggetto le associazioni di categoria delle imprese, quali prospettive per il futuro. L'importo del premio è pari a 1000 euro. Possono concorrere all'assegnazione i laureati e i dottori di ricerca di università italiane che abbiano discusso relative tesi non prima dell'anno 2013. Le domande di partecipazione redatte in carta semplice e indirizzate a Mario Brustenga, presidente Associazione Piccole e Medie Imprese dell'Umbria, via della scuola numero 118 06 135 Perugia, dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2014.